100 espositori con i marchi più prestigiosi presentano per questa 11ª edizione dedicata al turismo itinerante fino al 20 gennaio le novità, le tende, gli accessori e i prodotti per il turismo all'aria aperta. L'Italia esporta circa la metà di camper e caravan che costruisce e il distretto toscano della Val d'Elsa e Valpesa è il polo più importante dove si concentra l'80% della produzione italiana, che mette in campo un'altissima specializzazione che si esprime ai massimi livelli per un settore che rappresenta a pieno titolo il Made in Italy e punta costantemente sull'innovazione da parte delle aziende leader che a Turit presentano nuovi modelli o aggiornamenti. Gli appassionati inoltre allo stand di Toscana Camper potranno usufruire di offerte speciali riservate in esclusiva proprio a Turit, i primi camper manstardati marchiati Yes Camper a partire da 29.990 euro. Il salone integra infine l'offerta tecnica con un'area dedicata alle piccole imbarcazioni che possono completare le attrezzature di chi fa turismo itinerante ed offre anche la possibilità di degustare prodotti dell'enogastronomia locale e nazionale. Insomma, nonostante le contrazioni del periodo, l'appuntamento fieristico di Marina di Carrara stringe i denti e si rinnova. Qui siamo nel settore dei camper, il grosso del settore dei camper, turismo itinerante, ma il settore industriale è quello della produzione di camper e di tutti, sia materiali che gli accessori che vanno in questo tipo di macchine, insomma, macchine importanti. È chiaro che anche questo settore, come tutti, ha subito la crisi. Da una parte uno può pensare che sia di meno, perché chiaramente è un tipo di turismo dove c'è una spesa inferiore rispetto al turismo, chiamiamolo classico, però dall'altra parte, se basta guardarsi in giro, sono macchine che costano molto e costano molto anche a gestirle, a mantenerle. Quindi anche in questo settore c'è stata chiaramente una situazione di grossa difficoltà. Però, come dicevi giustamente, fare l'11ª edizione di una fiera di questo genere è comunque un buon risultato, cioè, se io voglio pensare che se siamo qua quest'anno, dall'anno prossimo in avanti possiamo solo vedere meglio. Quindi, visto che tante fiere purtroppo non solo in Italia ma anche all'estero hanno addirittura chiuso, sono state cancellate o accorpate e così via, noi invece qui continuiamo ad andare avanti, sicuramente stringendo i denti come hai detto giustamente, ma continuiamo ad andare avanti. Qualche novità quest'anno? Ma novità, mi sembra di aver visto una cosa piuttosto interessante, ci sono, ecco, chiaramente anche questo segue un po' la situazione generale, ci sono macchine, chiamiamole macchine perché in realtà sono camper piuttosto importanti, a dei prezzi più accessibili, è stato fatto anche lì uno sforzo di razionalizzazione da parte dei produttori per poter fornire delle possibilità a chi anche in questo momento vuole utilizzarli ma deve fare conti con le minori disponibilità. Fino al 20 gennaio quindi sarà possibile recarsi in fiera e scoprire tutte le occasioni di questo 2013, dalle 10 alle 18 e ad ingresso libero da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 19 il sabato e la domenica, nel weekend 10 euro il ticket intero e 5 il ridotto.